al di là del fatto che noi l'avremo semplicemente, devo ringraziare. No, ma no, non è che c'è problema. Devo ringraziare veramente la produzione e il direttore, i direttori che sono qui per averci fatto firmare quest'opera insieme, perché poi io ho firmato con me Simona Tognazzi, e mi commuove, e ringrazio. E ci ho messo 11 anni per farmi sposare, quindi è legittimo. Però diciamo che ci verranno le parte. Anche affettuosa, devo dirmi che qualcuno nella mia famiglia ha, ah no, di sicuramente diritto al mugugno. Questo era sono la moglie di Ricchi. E poi quelli che hanno diritto al mugugno non si chiamano manco Izzo. Vabbè, insomma, comunque, al di là di questo gioco. No, no, ma questo fa parte della nostra vita, della nostra storia, quindi ringrazio Daniele che ci ha sposato anche sui titoli. E, è importante il nome e il cognome di un marito. Ti difende. E parto da questo perché Ricchi e Simona Izzo, sicuro. Parlo di marito, parlo di questa parola. Erika Young, in un libro che si intitolava Paura di volare, diceva, pensate un po' quanti anni fa, diceva la parola marito rassicura, la parola marito è qualcosa, nonostante le generazioni oggi in qualche modo abbiano risolto, e forse il principe azzurro non lo cercano più, però quando lo trovi è molto bello. E quindi voglio parlare un momento di Sabrina e della signora che ha vissuto la storia e quindi ha difeso il suo marito con tutte le forze, contro tutto e tutti. E questo per me è il dato più forte. E Sabrina gli ha dato una potenza, ma poi vedendola io capisco che ce l'hai subito, il carisma c'è. E capisco quanto questa donna abbia potuto combattere, addirittura rinunciando a vedere sua figlia, per poi, era talmente sicura, e questa è la forza di questo grande personaggio che non ha mai dubitato. Sfido chiunque a non dubitare mai, e se mai per un attimo avesse dovuto anche pensare che il destino era stato così crudele, ha cacciato via quel pensiero. Questa è la grande, grandissima lezione di una donna, di una madre e di una moglie. Io vi posso dire solo questo. Se posso intervenire, certo, si sintetizza, no, in una parola sola che si chiama amore. Cioè l'amore. Questa è una grande storia d'amore, una storia di amore materno, di amore nei confronti del marito. L'amore libre, di amore, l'amore è questo, l'amore con la maiuscola. Però detto questo, io abbiamo fatto tante opere con Ricchi, e quando il direttore Schelli dice, il direttore Cesarano dicono che questa è una storia forte che andava raccontata, io penso che sia la storia senza fare del male a nessuno. Secondo me è la storia più forte che ci è capitata tra le mani, grazie anche al lavoro degli sceneggiatori e al lavoro degli scrittori. E devo dirvi una cosa, che per la prima volta nella mia vita, che sono vecchia, il mio criterio, fammelo dire, è stato il brivido. Io dicevo a Ricchi, lo guardavo e se c'avevo il brivido era buona. E non potete capire quanti brividi ho avuto nella schiena, e quanti ce n'ho ancora. E quanto pianto sull'interpretazione di Sabrina e di Enzo, che sono due giganti, che sembrano sposati da 30 anni, che da 20 anni, che sembrano avere figli, che sono diventati una famiglia come tutti i grandi attori, perché sono diventati tutti grandi in questa storia. Non lo so, era il ruolo che recitavano, li abbiamo scelti davvero bene. Era un grande casting. Valentina che faceva questo grande personaggio della madre adottiva, Pino Reggiani che fa un avvocato straordinario, i giovani, insomma devo dirvi, io ho ancora i brividi, li avete pure voi mi auguro.